Buona domenica a tutti voi. Abbiamo lasciato alle spalle la lettura quasi continuata del capitolo 10 del Vangelo di Matteo e in questa domenica ci viene proposta la conclusione del capitolo 11. Il capitolo 11 vede una sequenza di vicissitudini e potremmo dire che il minimo comune denominatore consiste nel fatto che Gesù chiama a conversione. Gesù evidenzia la non accoglienza della missione. Perché? Perché accogliere la missione richiede di rivedere i presupposti di fede e di religiosità che nascono talvolta e sono condizionati dalla totale indisponibilità al suo Vangelo. E nel capitolo 11 abbiamo un po' come una carrellata, si comincia da Giovanni Battista che manda i suoi a verificare se Gesù sia davvero il Messia. E poi Gesù parla della generazione del suo tempo, che potrebbe essere anche la nostra, assolutamente indisponibile al suo annuncio. E poi arriva a esprimere un giudizio tremendo sulle città di Corazin, sulle città di Betsaida e sulla stessa Cafarnao. Fino agli inferi precipiterai. Allora è chiaro che Gesù ci fa capire come accogliere l'annuncio del suo Vangelo, camminare nella fede, crescere nella luce della sua missione, è qualche cosa che ci chiede di rimettere in discussione i nostri presupposti di fede presunta e di religiosità appagante. Ed eccoci così allora alla fine del capitolo 11. Ascoltiamo questi splendidi insegnamenti di Gesù, rasserenanti, ci aprono e ci devono aprire soprattutto alla gioia. Con fede ascoltiamo la pagina sacra. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso della tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo è dolce e il mio peso leggero». Poniamoci una semplice domanda. Chi sono i piccoli di cui parla il Vangelo? Non è solo in questo passaggio del Vangelo di Matteo, ma anche in altre parti del suo Vangelo, Matteo ci parla dei piccoli, che appaiono come gli unici capaci di accogliere e far fruttificare la rivelazione di Dio. Potremmo dare questa semplice ma profonda risposta. I piccoli del Vangelo di Matteo sono coloro che soltanto da Dio attendono tutto. I piccoli sono coloro che attendono da Dio senza presentare a Dio le loro idee e la loro operosità, senza pretendere di partire da sé o dalla propria bravura o dalla propria intraprendenza.
I piccoli sono coloro che hanno fiducia di quello che farà il Signore nella storia prima di quello che possono fare loro. Attenzione però, i piccoli non sono dei rinunciatari, degli irresponsabili o dei pusillanimi. Sono piccoli perché Dio è grande e loro riconoscono che Dio è grande e tutto e soltanto attendono da Lui. Sono piccoli perché si fidano innanzitutto della benevolenza di Dio. Sono piccoli perché, come Gesù, sanno di avere ricevuto tutto dalla bontà di Dio e pertanto, come Gesù, sono conosciuti dal Padre e per mezzo di Gesù sono introdotti nel rapporto con il Padre. Vedete, non è sbagliato essere dotti e sapienti. È sbagliato essere dotti e sapienti senza essere piccoli. È sbagliato vivere senza cercare in Gesù il nostro ristoro. Perché è solo imparando da Lui che abbiamo ristoro. Perché come ha fatto Lui sappiamo che tutto ci è dato dal Padre. Non è un mondo fatto di conquiste e di potere quello che Gesù ci invita a realizzare, ma è un mondo dove si è come Lui, miti e umili di cuore, diventando presenza di Lui, mite e umile di cuore. E allora permettete quest'oggi anche un richiamo alla prima lettura. Ascolteremo in questa domenica il profeta Zaccaria. Ci ricorda e profetizza quello che avverrà nel momento dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Gesù sceglie un asino. Normalmente un asino non lo si porta alle parate militari, farebbe ridere tutti. Non è neppure un animale a cui vengono consegnati dei trofei, a meno che non conosco, ecco, nel nostro mondo tra tutte quelle che sono i concorsi di animali ci sia anche quello degli asini. Potrebbe darsi, a volte se ne dà uno spettacolo pietoso. Certamente è un animale carico di peso, che silenziosamente tira avanti, soprattutto quando si trova in un sentiero di salita sulla costa di una montagna. Un asino normalmente se ne sta da solo, senza essere considerato. E non si prevedono per lui dei premi o dei riconoscimenti. Chiediamo al Signore di essere accompagnati da un'unica certezza, quella che conta di più, di avere lavorato per Lui e di continuare a lavorare per Lui. Questo potrebbe farci apparire proprio come dei semplici e insignificanti asini, con la certezza di averlo però portato su di noi, avvolti dalla benevolenza del Padre e custoditi dalle sue cure amorevoli e soprattutto da tanta serenità di cuore. Ecco allora, chiediamo a Gesù l'umiltà, la mitezza del suo cuore, chiediamo a Gesù la forza di portare quei pesi che in fondo sono portare la sua gloria, portare Lui che ci vuole bene. Santa domenica a tutti voi e a risentirci a presto.